Uomini e donne oggi, Gemma confusa, una coppia scoppia. Oggi uomini e donne, Gemma liquida Riccardo, Vincenzo non va d'accordo con Arcangelina. Su Canale 5 oggi, mercoledì 22 novembre 2017, torna in onda Il Trono Over di Uomini e Donne. Ci attende una curiosissima puntata. Come sempre, Maria De Filippi parte da un video che riassume le liti tra Gemma Galgani e vari componenti del parterre maschile, tra cui Giorgio e Marco. La dama di Torino comunica di essere un po' confusa nei riguardi dei suoi due spasimanti. L'ex di Manetti sperava di trovare in loro una persona che potesse farla sentire protetta e coccolata, ma a quanto pare non è così. Alla fine, la Galgani decide di liquidare Riccardo. Con Guido invece è diverso. La donna chiede al cavaliere di fare qualcosa in più e lui non può far altro che sottolineare la sua professione. L'uomo fa il medico e per questo i suoi tempi sono spesso molto ridotti. In ogni caso, i due ballano insieme e decidono di vedere come andrà a finire. Ovviamente, non mancano le liti tra Gemma, Tina e Graziella. Queste ultime due parlano dei ritocchini estetici che la dama di Torino sembra aver fatto, ma lei nega fermamente. Si passa poi ad Anna Maria, che siede al centro dello studio. A fronte dei suoi dubbi, Gianni Sperti fa preparare un video in cui vengono mostrati tutti i cavalieri venuti in studio per la signora e che lei ha rifiutato. In ogni caso, la dama continua a negare di avere un uomo fuori dalla trasmissione. Intanto, è uscita con l'ultimo arrivato, ovvero Alfredo. Trono Over uomini e donne, Anna Maria e Alfredo si conoscono, Vincenzo rompe con Arcangelina? Anna Maria e Alfredo sono usciti insieme e lei sembrava essere davvero molto emozionata. In ogni caso, il cavaliere vorrebbe accelerare i tempi data la loro età, ma lei non sembra essere della stessa opinione. Si passa a Vincenzo che sta uscendo con Arcangelina. I due si sono visti e sembravano andare molto d'accordo, ma una piccola divergenza ha fatto sì che il cavaliere frenasse. Lei gli ha raccontato di andare spesso in India e di volere un uomo che vada con lei, ma lui non è disposto.